Quero e poi Romano. No, volevo fare solo una considerazione su quello che ha detto il senatore Curto, proprio partendo dalle riflessioni che ha fatto l'amico Cassano. Il senatore Curto ha detto in maniera molto chiara che l'esperienza di questo governo regionale è un'esperienza che l'UDC giudica in maniera negativa. Però ha ragione Cassano quando dice che il PD in questa esperienza è la parte principale, perché la maggioranza dell'esecutivo regionale è rappresentato da assessori del PD e la maggioranza dei consiglieri è rappresentata da assessori del PD, per cui delle due l'una. Se questa esperienza è negativa, evidentemente il PD pugliese ha governato male, quindi poi mi riesce difficile comprendere come si voglia costruire un percorso con chi si è detto che ha governato male. Romano. La responsabilità del malgoverno di Vendola siamo passati alla responsabilità del malgoverno del PD, voglio dire. Credo che la questione... Governate insieme. Eh? Governate insieme. Cioè, voglio dire, non è che voi siete in un'altra stanza. La Giunta credo che vede Vendola e i vostri assessori insieme quando si prendono le decisioni di governo. Io non smentisco quello che abbiamo fatto, sai? Ah, bene. Io sono fermamente convinto delle cose buone che abbiamo fatto. Questo le fa onore, consigliere Romano. Forse sono stato poco chiaro prima, ma sto dicendo, dalla responsabilità di Vendola parla qualcosa l'UDC, perché deve andare col governo, visto che ha fatto l'opposizione per 5 anni a Vendola, si è passata alla responsabilità del PD. Però io credo che la sostanza dell'operazione politica si sta mettendo in campo, perché non dovete dimenticare che il senatore Curto è un altro della diaspora, che è stata confermata in questi giorni da un fuori onda, che ha parlato di monarchia assoluta. Se questa questione del governo democratico dei processi e dei consessi istituzionali per voi è subordinata ad altre cose, credo che lo state cogliendo ancora una volta il dato politico vero di questa fase di transizione. Assolutamente no, tanto è vero che sono d'accordo con il senatore Curto quando dice che la legge elettorale nazionale è una vergogna. Io che sono del PDL condivido quello che ha detto Curto. Stai andando fuori tema, perché io sto parlando della democrazia e della monarchia assoluta e del fatto che anche il senatore Curto stava là, aveva una funzione di governo importante in AN e ha fatto una scelta per questi temi di governo, non delle istituzioni, dei partiti, che è un'altra cosa. Ce ne andiamo dal sindaco di Mottola, Giovanni Quero. Allora. A me pare che mi viene in mente un po' quella commedia di Edoardo De Filippo, quando lui chiedeva al figlio come mai avesse venduto le scarpe dello zio e il figlio, anziché dare delle risposte, diceva: non mi piace il presepe. Ancora una volta qui si vuole parlare dei temi nazionali, dimentichiamo che si approssimano le elezioni regionali. Quindi non solo il centro-sinistra deve dire ai pugliesi cosa intende fare nei prossimi 5 anni, ma soprattutto deve dar conto di quello che ha fatto in questi 5 anni. E non ci si può dimenticare che c'è stato un governo di centro-sinistra in 5 anni, dove il Partito Democratico, io sono costretto a tornare su questo aspetto del problema, è un protagonista essenziale, mi sembra... Lo dico ovviamente dal mio punto di vista, abbastanza cinico scaricare ogni tipo di responsabilità sul presidente uscente Vendola come il parafulmine di tutti i problemi. Quindi voglio dire, da questo punto di vista Vendola ha la mia solidarietà, sembrerà strano, ma è così, perché vedo come colui che debba portare la croce di fallimenti che invece riguardano un'intera coalizione. Bene, allora io dando la parola al consigliere regionale Giuseppe Romano, voglio dire una cosa, la dico a quello che prima ha tirato fuori anche l'assessore regionale al bilancio, però oggi lo devo dire perché non ci sto nella pelle, l'assessore Bellillo me l'ha data la buona notizia. Sentiamo. E cioè dal 1 gennaio viene cancellata l'addizionale IRPEF, quindi questa è una bella notizia. È una bella notizia. Una bella notizia, ovviamente non diciamo assolutamente che si tratta di una manovra elettoralistica, perché altrimenti saremmo tacciati noi. Attenzione, Quero, siccome ricordo che le avevano aumentate le tasse. Se il centrodestra dovunque governi, per le elezioni, per le campagne elettorali, ci tira fuori qualche altra cittadini. No, ma in genere noi lo facciamo dopo le elezioni. Vedi l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, che è stato il primo atto del governo Berlusconi dopo le elezioni. Levate le tasse che siamo tutti felici, diminuite. Comunque, il saluto di Giuseppe Romano. Non lo sentiamo Giuseppe Romano, pronto? Benissimo ora. Anche alla luce delle ultime battute dell'amico Quero, diciamo, io sento molto
il monitor lanciato dal Presidente della Repubblica e anche dal Direttore, perché credo che insomma ci sia troppo parlare, troppo smentirsi. Per me è facile dire che il 2005 Fitto fece la stessa cosa con l'IRPEF, voglio dire. Che Berlusconi ha tolto lì, c'è poi lui, in quanto sindaco, in un mare di guai. Io credo invece che la politica, in quanto sindaco, in un mare di guai, perché gli manca qualche risorsa che lo Stato non gli ha dato in sostituzione. No, non è vero, però, li ha trasferiti io i fondi. Io credo che, diciamo, bisogna ridare senso alla politica, alle cose che si dicono, troppe parole, troppo dire, smentirsi. Io ho assunto un'iniziativa.